Benvenuti ragazzi qui a Varanasi. Paolo vestito dello stesso colore del murales accanto a lui, murales bellissimo con un baba. Oggi video diverso perché diversa l'esperienza che stiamo per fare, perché facciamo una Varanasi by night. Movida ragazzi, la movida. No, scherziamo, che no. Non c'è la movida qua. No, in realtà no, però non abbiamo mai fatto questa cosa, cioè difficilmente noi usciamo di notte, di sera. E invece stavolta vogliamo andare a scoprire questa città, anche questo aspetto della città. E quindi adesso stiamo tornando sui Ghat, sono il nostro posto preferito della città. Vediamo un po' cosa succede attorno a noi. Adesso in realtà non è ancora buio, il sole sta tramontando, sono le 5 abbondanti. Attenzione Angela, che guarda la camera, poi poi casco per terra. Inciampa. Andiamo subito alla terrazza. Inciampa. terrazza preferita. No. Eccoci qua, ecco qua il Gange davanti a noi. Qui ragazzi si sta preparando tutto per una cerimonia molto importante che si fa qui a Varanasi, ed è una cerimonia in onore del Gange. Stanno preparando tutto, vedete ci sono questi banchi diversi che vanno avanti anche in un altro Ghat più avanti, e questo è ciò che si trova in ognuno di questi banchi. Varanasi ragazzi, è quasi impossibile non essere fermati da venditori ambulanti che vogliono vedere qualsiasi genere di articolo religiosi, oppure la ticca che si fa sulla fronte per la benedizione, o fiori, barbieri. Che ti fermano, fanno il massaggio prima di dirtelo. Poi ci sono un sacco di mendicanti, purtroppo anche tanti bambini. E anche tanti venditori di foto col cobra. Sì. Vedi queste persone che hanno una cesta in mano. E una cesta in mano con all'interno il cobra, e che vendono quindi la foto con il cobra. E c'è veramente di tutto ragazzi, tutto l'immaginabile e l'inimmaginabile. Intanto è qui. Siamo arrivati al Ghat principale e vedete c'è un sacco di gente, sono già messi in stile concerto, ecco. Manca ancora un'ora praticamente a quando inizierà la Ganga Arti, però vedete quanta gente si è già seduta, praticamente non c'è già più posto davanti, tantissime persone vengono qui, sono sia fedeli e induisti ma anche tanti turisti che vengono qui per curiosità, perché comunque è uno spettacolo meraviglioso che va in onda, diciamo, tutti i giorni all'alba e al tramonto. E pensate, la cosa stranissima è che durante il Covid, quando era tutto chiuso, facevano l'arti ma c'era solo un sacerdote che la faceva e non poteva venire nessuno, la trasmettevano però online, in diretta. Quindi immaginatevi, guardate quello che vediamo adesso, immaginatevi tutto vuoto. Silenzio, cioè per noi non riusciamo neanche a pensarla, no? Questa zona dell'India senza nessuno. E infatti noi siamo adesso imbottigliati, dobbiamo passare da qualche parte. Passiamo di là, vai. Non so se ci conviene fermarci a prendere posto. Oppure fregarcene e andiamo a berci un chai. Namaste. Ok? Thank you. E risaliamo la corrente. Siamo entrati in un vicoletto un po' più tranquillo. Ci prendiamo il chai. Do chai? No. Chai, milk tea. Ah no, metti solo col limone. Il problema del tè col limone è che utilizzano una sorta di sale e quindi non è per niente buono, non ci piace assolutamente. Il sapore che sa un po' di zolfo, secondo me, no? Quindi no. Chai. Do chai? Small? How much this? 10 rupees. 10 rupees, ok. Di onde? Stasera Angela, visto che è sera, andiamo a fare bisboccia, guardate iniziamo qua. Iniziamo con lo spritz aperitivo.
Guardate qua. Stasera, che style, che style. Almeno non ho la coperta di pile del divano, dai, stasera. Comunque il bello in questi paesi, l'India, ma anche il Nepal, ma in tante zone in realtà dell'Asia in cui ti puoi vestire come vuoi. Ma sì, nessuno pensa niente, sì. Dice niente. Ma tranquillamente, ragazzi, in tre quarti di mondo si può tranquillamente andare in giro in pigiama, non ci sono problemi. Anzi. A quest'ora il traffico sul Gange è molto 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 intenso. Ecco, tutti stanno andando con le barchette che sono belle piene, stanno andando a vedere proprio la cerimonia che è a due passi da qui. Infatti vedete che cosa c'è sul Gange. Tra l'altro non abbiamo mai parlato dell'altra sponda che si vede di là, un po' nella foschia adesso, però c'è un'altra sponda. E quella sponda credo che sia l'esempio di come sta cambiando velocemente questa città, Varanasi. Allora, praticamente prima su quella sponda vivevano gli Agori o Agori, cioè abbiamo già parlato nel video precedente, sono praticamente questi sadhu a livello estremo, che sono anche cannibali, cioè si cibano dei resti dei corpi che vengono appunto affidati al fiume. Vivevano prima proprio su quella sponda, là isolati. Adesso invece, se guardate, ci sono le barche che ti portano dall'altra parte e puoi fare il tour con il cammello, con il dromedario, insomma solito, proprio Indian solito. Style, come le abbiamo visti in spiaggia. E di là, ragazzi, in fondo, vedete, ci sono delle lucine sull'altra sponda, lì è stata creata tutta un'altra città fatta di tende, sì. Quindi sono tutte tende dove si può andare a dormire, che costano tantissimo, sono degli alloggi esclusivi che ci sono soltanto durante i 6 mesi della stagione asciutta, quindi non quella dei monsoni, e quindi sono lì temporaneamente per metà anno e purtroppo rovinano un po' il paesaggio che uno ha davanti a sé quando guarda il Gange. Prima la vista sul Gange era tipo di una bella pianura e sconfinata, invece adesso sta molto cambiando e appunto durante questa stagione secca si vedono anche questi, che poi devono togliere perché comunque questo è il letto del fiume. Durante i monsoni il Gange sale tantissimo, pensate che sale talmente tanto che i ghat, cioè le scalinate, scompaiono completamente, sono tutte sommerse dall'acqua e tutta la vita si sposta dentro i vicoletti, quindi dietro questa zona praticamente non esiste più, quindi anche tutta quella zona centrale scompare, quindi devono togliere tutte queste tende e poi si vedrà l'anno prossimo, perché questo in realtà è il primo anno che fanno questo, diciamo, esperimento. Vedete, ragazzi, sono anche le barche che fanno la crociera sul Gange. Questa è una delle altre cose che stanno cambiando a Varanasi e che stanno rendendo questa città così speciale, così storica e unica al mondo, qualcosa di un pochino diverso. Quindi tante persone non sono d'accordo con quella piega che sta prendendo la città. Ecco, vedete, questa è un'altra barchetta che fa il giro sul Gange. Una capretta, ce ne sono un sacco di caprette. Spesso sono anche vestite. Lei no. Anzi, lui è il capron. È serissimo, eh. Ok, non passiamo di qua. Passi tu anche. Angela, mi stupisci. Coraggio. Posso? No, non mi guardare. Namaste. 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 Questi signori vestiti di arancione sono i sadhu o baba, sono praticamente delle persone che hanno rinunciato a tutto quello che avevano e decidono di vivere una vita ascetica e vivono soprattutto di elemosine, e li incontriamo nei luoghi più sacri. Qui a Varanasi ne vivono moltissimi e si dice che ci fosse anche un baba italiano che è stato anche intervistato, quindi è diventato, diciamo, famoso, però non sappiamo adesso se sia ancora qui o non più. Ecco qua, ragazzi, tutte le barche piene di persone di fronte allo spettacolo, anche da questa parte su tutte le scalinate pieno 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 zeppo di persone. Lì c'è addirittura il maxi schermo, ragazzi, è roba seria, è diventata una roba seria qua a Varanasi questa arti. I numeri più che altro, cioè guardate quanta gente c'è, e questa è solo una delle arti, cioè una dei ghat dove si fa l'arti, perché si fanno su più ghat contemporaneamente. La cerimonia che si svolge qui all'alba al tramonto si chiama appunto Ganga Arti, è una puja, cioè una preghiera che viene fatta a una divinità, in questo caso la divinità è la dea Ganga, cioè il fiume Gange. La cerimonia viene fatta da dei sacerdoti. Hello. Mi massage, ma. No massage, no. Thank you. No, thank you. Me 50 years, my job
one time I... Oh, okay, it's okay, thank you. Very small. Now, Gangarti now. Yes. Thank you. Thank you very much. Dicevamo appunto è la puja, la preghiera che viene fatta alla divinità, la dea Ganga. Praticamente ci sono i pandit che sono i sacerdoti che offrono alla divinità questi candelabri pieni di candele di canfora. La canfora rappresenta un po' l'ego perché bruciando non lascia traccia, è quello che succede appunto all'ego quando si raggiunge la salvezza eterna. Ci sono poi altri elementi che richiamano appunto il dio Vishnu a cui questa puja è dedicata e sono ad esempio l'incenso, il sandalo oppure la conchiglia che viene suonata, che suona il suono dell'om, che è il suono primordiale, e appunto queste conchiglie bianche che i sacerdoti suonano. Tutto il rito dura circa una mezz'ora, 40 minuti, e durante tutta la cerimonia i sacerdoti si rivolgono sia alla divinità che ai fedeli, quindi ruotano davanti verso la divinità e poi verso tutti i fedeli. Tutto il rito è accompagnato dal suono di queste campanelle, un suono costante che appunto segna un po' il ritmo di tutta la cerimonia. Siamo ragazzi, adesso tutti i pandit si stanno posizionando su le loro postazioni. Eccoli là, tra poco si comincia ufficialmente. Dopo la cerimonia, ragazzi, andiamo a mangiare perché c'ho la fame. Andiamo a vedere cosa succede nei vicoletti proprio dietro ai gatti. Sì, ragazzi, questo è il regno dello street food. Mi basta dire la parola. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Ma perché il movimento, guarda. Si vedono i fumi. Andiamo. Sì, voglio le crocchette. Hello. Qua intanto si friggono, guardate, peperoni, pastelle e fritti. Tutto qua al momento e poi dal fritto si vede, guardate il signore lì seduto sulla sedia. Qua sotto c'è tutta la brace, il pentolone. Anche qui si usa il metodo del ventilatore. Eccolo qua, per fare aria. Proprio al lato della strada. Più street food di questo, non so cosa ci sia.
Thank you. Via. Oh. C'è la barbabietola dentro. C'è la barbabietola, ci sono i ceci e la patata. Quindi è una specie di supplì, come vogliamo chiamarla, una crocchetta. Com'è? Non è neanche piccante. Wow. Saporitissima. Approvata, quindi partiamo bene? Approvatissima, ragazzi. Questa costa 7 rupie. La chiamata cutlet, quindi tipo cotoletta. No. Non c'entra niente. È una crocchetta fantastica. Va ripieno qua. Ora ragazzi, avete questo posticino. Namaste. Oh, very nice, very nice. And pizza uttapam? Yeah, pizza uttapam. Okay, okay. Okay, one. Okay, one. Thank you very much. Eccolo qua ragazzi, vedete, pizza uttapam. Vediamo com'è la pizza indiana. This is Indian pizza. Indian pizza. Indian pizza, yes. Okay, thank you. Dai, bisogna assaggiare anche la pizza indiana. Sì, poi la pizza è tua proprio, il tuo mondo. Allora, so già che non posso aspettarmi niente che sia simile alla pizza. Lo so già. Quindi bisogna partire proprio con una mentalità diversa. Bella l'idea però, secondo me. Il signore è un imprenditore, vedi? Perché tutti fanno l'uttapam, ma lui è l'unico che fa la pizza uttapam. Ma questo qua è sgarbi. Questo è sgarbi indiano, ragazzi. Cosa si fa qua? Sgarbi indiano? È lui! No! Adesso mi sembra un altro! Chi ti sembra? Craxi! Addirittura! È Craxi! Si è trasformato! Da qui mi sembrava sgarbi, poi a girare è diventato Craxi. Com'è sta cosa? Non sarà nessuno dei due sicuramente. Direi di no. Ecco qua, ragazzi. Pomodoro, cipolla, peperoni. E poi che altro? Qualcosa di rosso. Chi meglio di Paolo può fare una recensione sulla pizza indiana? Eccola qua. Allora, diciamo un attimo gli ingredienti. La base è fatta con il riso. Sopra ci sono delle verdure, del ketchup, credo, e del formaggio sciolto. Questa è la faccia di Paolo prima dell'assaggio. Ma devo commentare? No, assaggiala. Magari scopri una cosa buonissima. Allora, dai, allora. Il formaggio è stato messo proprio alla fine e si è sciolto sopra. Sembra morbidoso. Ma vediamo. Non so, sembra una tortina così a vederlo. Una specie di tortina di pizza. Una pizzortina. Proviamo. Dai. Sai che mi aspettavo molto peggio? Sì, di cosa sta? Allora, no, non si può definire pizza. La chiameremo uttapam. È un ottimo uttapam. C'è anche il ketchup. In questo caso devo dire che ci sta anche il ketchup. Sì, tanto e visto è, che non è una pizza, eresia. È accettabile anche mettere il ketchup. Comunque meglio di quanto mi aspettassi. Sì. Dai. È un bel mix di sapori. Non c'è il masala, non c'è il piccante. È un bel mix, non so, ci sta. Ti fa passare la voglia di pizza? No. Visto che la base di riso rimane un po' appiccicata denti, Angela, due parole su questa pizza uttapam? A me piace. Ma dai, adesso. Mi piace la cicciosità della base di riso. È leggermentissimamente piccantina. Anche un po' dolce in realtà, perché credo che il ketchup sia dolce. Il piccante giusto, che non dà fastidio. Sì, però non è male, dai. Vabbè, dai. Prossimo? Prossimo. Ci addentriamo un po' adesso nelle stradine a vedere cosa succede a Varanasi di notte. Succede di tutto, esattamente come di giorno. Allora, qua abbiamo il formaggiaio. Ecco, vedi. Quello è il panier. Il panier là sopra, ma anche tutti i dolci. Andiamo a vedere i dolcetti. Non è ancora il momento di dolcetto, però qua ce ne sono vari. What's this? Sweet, ok.
tutto dolce. Queste sembrano le mozzarelle, ma non lo sono. Non sono mozzarelle. Qua c'è il pan. Anche di sera ci sono le mucche che pascolano liberamente per strada. Guarda questa quanto è grande. Quando abbiamo visto questo maestro dell'egg roll non ci siamo potuti non fermare. Buonarsi Modi. Allora c'è stop. Buonarsi. No, no, thank you. Allora c'è stop. C'è il piccante nel... Dovremmo chiedere noi... È impossibile parlare adesso. Il succo era... Ci prendiamo l'egg roll. Sì, perché comunque ci ha ricordato quello di Calcutta, ma in versione un po' più porcosa, diciamo. Quindi adesso ce lo proviamo sicuramente qui. C'è un sacco di gente che lo mangia, e quindi mi sa che è proprio buono. C'è anche il signore che vende le uova da questo lato. E qua c'è tutta la fila per l'egg roll. Facciamo doppio, Angela? Doppio sono due uova. 45 rupie. Very good. Ecco il ragazzo che prepara gli egg roll, quindi hanno già due uova, quindi si mette insalata. Oddio, anche i noodles. Questo ha il suo peso specifico, eh. Sì, guarda qua quanto è bello pieno, con verdure, noodles, c'è tutto dentro. I noodles sono strani, eh. Sì, mamma mia. Ah. Questo è buono, eh. Uno spice abbiamo chiesto. Anche là, è schifo, terribile. Cade tutto. Che scena. Comunque è buonissimo, è spice in realtà. No, leggermente. Come al solito, no. Però sei pienissimo di cipolla. Una cipollata unica. Sei più bravo tu a far vedere da mangiare. Quando guardate mi fa anche a me, pensa. Adesso qua che mangio. L'impasto è buonissimo, ragazzi. Da impasto a roll in 2 minuti. Mangiato stasera bene 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 con un paio di euro e in due. Adesso l'India sta andando un po' a dormire, ragazzi, che è una novità. Questa è la più grande novità, direi. Sì, infatti sta un po' diminuendo il traffico, i clacson, le persone sempre di meno, che non è tardissimo in realtà, perché comunque presto sono le 8, però inizia già a calmarsi di più la situazione. Ecco, vi ricordate, qua un'oretta fa c'erano centinaia di migliaia di milioni di persone. Milioni, esagerato. Direi che è ora di andare a dormire anche noi, no? Dai, andiamo a dormire. Buonanotte, domani mattina sveglia presto.